Ciao ragazzi, questa è l'interpretazione illustrata e semplificata della famosa statua Amore e Psiche di Antonio Canova. Allora, dopo aver riportato l'immagine attraverso la quadrettatura, ecco, ripassate il disegno con il pennarello nero. Dopo aver ripassato tutti i contorni, ecco, comincia con la colorazione. La tecnica è quella dei pastelli ad olio, perché creeranno sicuramente uno strato cerato e scivoloso. Attenzione, non sono pastelli a cera, ma pastelli ad olio. Utilizzerò le tinte più chiare, ovviamente. Posso decidere tutti i colori che voglio, ovviamente sfumandoli con un po' di bianco, avrò una preferenza maggiore per il giallo, per il verde, poi per l'ocra e anche per il rosso, perché no. E proseguo così. La colorazione procede su tutta la superficie tranne che per lo sfondo, quello resterà nero. Utilizzerò l'inchiostro di china nero ed un pennello abbastanza ampio, dopodiché procedo con la stesura dell'inchiostro di china su tutta la superficie. L'inchiostro di china ovviamente sarà assorbito dalla carta non trattata, mentre scivolerà sul pastello ad olio. Mi procuro un cacciavite e con questo gratterò la superficie, tutta quanta. Ovviamente laddove c'è lo strato di pastello ad olio, la china verrà via e quindi con lo strofinamento, proprio come sto facendo io, gratto la superficie e si evidenzieranno, verranno fuori tutte quelle forme e appunto del disegno. Vado a riprendere alcune linee poco visibili con il tratto penna indelebile, parlo di quello medio, non punta fine, e continuerò eventualmente a trattare il resto dei particolari. Bene, come potete vedere lo sfondo appunto resta nero perché non trattato con la superficie secerosa dei pastelli ad olio.